Buon pomeriggio, buonasera a tutte e a tutti voi, grazie. È bellissimo vedere una piazza così piena, così vissuta, dovrei essere abituata ma non lo sono, quindi grazie davvero di essere qui tutte e tutti voi. Grazie a Generazioni, che adesso vado a presentare. Generazioni è un progetto culturale regionale? È organizzato dalle imprese sociali Young Inside e Inside, in collaborazione con Mercurio, è sostenuto dalla provincia autonoma di Trento e dalla provincia autonoma di Bolzano, dalla regione Trentino Alto Adige e Suttirol e gode della partnership di Alperia e Fondazione Sparcasse. Bene, per questa giornata, la terza, la terza di cinque, siamo proprio alla metà del percorso, un percorso molto bello che ci sta accompagnando e per questa giornata della rassegna Generazioni qui a Borgo Valsugana ringraziamo per la collaborazione la eh, comunità di Valle Valsugana e Tesino, il Comune di Borgo Valsugana, il Piano Giovani di zona, il distretto Famiglia, un grazie anche alla collaborazione per eh, la, i libri forniti dalla libreria Il Ponte di Borgo Valsugana. Con noi qui a lato ci accompagnerà, nelle sue, dalle sue mani prenderà forma tutto ciò che diremo su questo palco, grazie ad Afro Eccli che è con noi. E allora prima di iniziare chiamo a dare il saluto a Luca Bettega, quindi vice sindaco, assessore allo sport e e è assessore di altro, con lui Daniela Campestrin, che è sindaca di Torcegno e assessora alle politiche sociali della comunità di Valle. E chiamo anche Francesca Viola, che è la presidente di Young Inside ed è la coordinatrice di questo progetto. A voi la parola. Con la scusa delle pari opportunità, vai avanti sempre tu che sei una donna, ma ci sta dai. Buonasera a tutti, a parte insomma questa, questa piccola divagazione, eh, porto il saluto della comunità di Valle Val e Tesino e del nostro presidente. Mi fa molto piacere vedere così tante persone che sono venute per, vedere questa, per essere qui con noi questa sera, per generazioni, per questo appuntamento che ormai da cinque anni viene ospitato qui, qui a Borgo e, e che vuole mettere un po' in comunicazione diversi mondi, ma anche creare relazioni, creare connessioni. E, e quale attività, meglio che lo sport, ci permette di fare questo e di essere questo trend union che ci fa... Passare da qualcosa di molto pratico, come è lo sport, ma anche di qualcosa di molto filosofico e anche di molto eh, utile per, per noi stessi, per i nostri ragazzi, come appunto eh, è lo, lo è lo sport. Quindi, questa sera faremo questa, eh, intro, in, ci introdurremo in, questo, in questa serata per prenderla un po' con filosofia passando per lo sport. Quindi vi auguro una buona serata, vi auguro eh, un, eh, di anche di una buona partecipazione, perché qui comunque siete tutti liberi di, anche di esprimervi, di portare anche qualche vostro eh, contributo, giustamente, no? non solo per ascoltare, perché appunto dobbiamo cercare di creare, creare questi legami, creare queste connessioni, per cui è giusto che non ci sia mai questo questo divario fra chi è sul palco e chi è dall'altra parte. Buona serata a tutti. Grazie, grazie alla sindaca Campestrin, Luca Bettega. Sì, buonasera anche da parte mia, un saluto veloce oltre che mio personale anche dell'amministrazione comunale che è qui in massa, in prima fila. Ma eh, mi unisco un po' a quello che ha detto Daniela, per noi è un onore avere qui Generazioni e ne approfitto subito per ringraziare tutto lo staff, ormai negli anni si è creato un rapporto di amicizia, è la quinta volta che venite a Borgo e speriamo che veniate per tanti anni. E il tema di questa sera direi che è un tema molto molto importante, non solo in ambito sportivo, ma che abbraccia secondo me tutti gli aspetti della vita, lo studio, il lavoro, ossia imparare a gestire con filosofia che non significa far finta di niente, ma... Imparare a utilizzare gli strumenti giusti no, per affrontare le difficoltà che nella vita più o meno eh, sempre purtroppo si presentano. E abbiamo ospiti molto importanti perché abbiamo i Tlon, abbiamo Alessandra Chilemi e abbiamo anche Stefano Dalvai, che è un nostro compaesano, che poi insomma, racconterà lui. Però credo che meriti la stima di tutti perché ha vinto in aprile i mondiali per i trapiantati aperti. Quindi credo che sia. E, oltre che vincere una gara, credo che abbia vinto proprio una battaglia per la vita. Ecco anche da parte mia un ringraziamento a tutti voi, grazie ancora, a Generazioni! E buona serata a tutti. Grazie, grazie mille al, al vice sindaco Luca Bettega. Ne approfitto per salutare, l'ho visto in prima fila, anche il sindaco di Borgo Enrico Galvan. Grazie di essere qui con noi. E allora la parola a Francesca Viola. Buonasera, buonasera a tutti, io eh, dico solo due parole. Questo progetto quest'anno eh, si chiama Innesti Creativi: Ripensa, Rigenera e Ricrea. E abbiamo scelto questo titolo proprio per, perché, più che un titolo, è un invito. È un invito alla curiosità a continuare a allenare questo muscolo e quindi io vi ringrazio tantissimo di aver aderito in maniera così eh, sentita e affettuosa a, a questo evento e, e ringrazio ecco, in particolar modo però il territorio. Eh, Luca diceva sono cinque anni che, che noi veniamo qui, è sempre veramente molto emozionante perché per noi Borgo è una tappa ma è, è anche un po' casa, quindi eh, siamo nati col primo progetto, col primo anno di generazioni qua e quindi è veramente un grandissimo piacere. Eh, Piacere vedere la fiducia che questo territorio ci dà. Volevo solo aggiungere che eh, questo è un evento, ma in realtà riassume l'impegno che questo territorio ha verso queste tematiche, verso la tematica sportiva, verso il sociale, e quindi è veramente un impegno congiunto che cerchiamo di portare avanti assieme per lanciare un messaggio molto positivo. Grazie. Allora, grazie anche a Francesca Viola, che ricordiamo è coordinatrice di questa, di questa rassegna, oltre che presidente di Young Inside. Grazie mille perché adesso lasciamo la parola a loro. Vi ricordo che proprio per partecipare sarà possibile. Naturalmente ci sarà uno spazio per le domande. Per semplificare è stata scelta la forma del biglietto, quindi avrete la possibilità di scrivere le vostre domande oppure i vostri interventi su un biglietto e poi verranno letti al termine poi del nostro dialogo. Non andiamo avanti ulteriormente. Chiamo qui sul palco quindi, le persone che saranno con noi e chiamo... Qui sul palco Maura Gancitano e Andrea Colamedici Tlon. Arrivano, arrivano. Con loro ci sarà anche Alessandra Chillemi e come detto ci sarà anche Stefano Dalvai. Insomma, abbiamo un palco e su questo palco abbiamo la filosofia, il breaking, il running, cosa ci fanno? Ci staremo tutti? Assolutamente sì, ci staremo tutti con noi. Avremo una grafica che ci accompagnerà perché proprio dal titolo di Innesti di questi innesti. Eccolo qui, c'è un fiore che ci accompagnerà con i suoi petali, eh, un fiore che eh, si lega al, a tutta eh, naturalmente il tema della rassegna, si lega anche al, eh, all'evento iniziale Flower Power, quindi ci farà proprio da, eh, da compagno. Parleremo di fioritura e quindi quale miglior eh, simbolo proprio se non eh, il fiore. Dunque, la prendiamo con filosofia, questa sera va preso tutto con filosofia, e come sopravvivere nell'era della performance. E qua si apre un mondo. Grazie per essere con noi. Allora, io adesso vi ripresento, ma sarà la presentazione più veloce dell'universo perché poi sarete voi a presentarvi raccontandovi e raccontando proprio attraverso quelle parole che abbiamo visto, che sarà il nostro tragitto, la nostra guida. Saranno loro poi ecco, a, a stare con noi e a guidarci. Dunque, Progetto collettivo Tlon, Maura Gancitano e Andrea Colamedici è un progetto multidisciplinare, multimediale, una casa editrice, una libreria teatro. Poi la vedremo. Meglio nello specifico, ci racconteranno tutto quello che fanno. Accanto invece abbiamo una Big Girl e vedremo che cosa significa, non nel ranking mondiale. Lascio tutto nelle tue mani, atleta olimpica che sta preparando Parigi 24. E poi accanto a te c'è cioè, Stefano Dalvai, ma insomma eh, penso che tu sia il più conosciuto qui, visto che giochi in casa, runner, una medaglia d'oro mondiale conquistata eh, in Australia, eh, poi racconterai tutto, quindi lascio a voi la parola. Quindi la presentazione più rapida dell'universo, io mi siedo e possiamo iniziare dall'inizio. Partiamo un po' dal, da un concetto, possiamo avere la nostra grafica, il nostro fiore, vi chiamo il fiore così, va bene, eh, sono, ci sono delle parole, io inizierei da periferia. L'abbiamo scelto perché volevamo parlare di una periferia geografica e di una periferia disciplinare, perché molto spesso si dice eh, ma se stai in periferia non arrivi da nessuna parte. Invece vi spoilerò una cosa, come si dice adesso nel, nel gergo giovanile, vi anticipo una cosa, che qui ci sono tante periferie eh, geografiche. Maura da Mazzara del Vallo, Andrea da Roma, ma in realtà viene da una periferia, dalla periferia salentina, e poi abbiamo Messina con, con Alessandra e Borgo Sugana con Stefano. Allora iniziamo da Maura e da Andrea. Periferia, se io vi dico periferia, voi che cosa mi raccontate? Periferia è una bella parola, intanto, perché letteralmente significa circonferenza. Perì intorno, feria a portare come semaforo, è quello che porta il significato. Allo stesso modo, la periferia è quello che ti porta l'intorno, è quello che ti circoscrive, che dà senso al centro. Il centro non avrebbe senso se non ci fosse la periferia, che da una parte lo protegge, ma dall'altra lo significa, in un certo senso. Eh, beh, periferia, in realtà, rischia di essere spesso il luogo in cui si mette ciò che non serve, si mette lo scarto ma non ci sarebbe niente di più stupido che pensarla davvero così. Periferia in realtà è il luogo in cui davvero possono accadere le cose, perché, come diceva il Dio dei 24 filosofi, Dio è una sfera infinita il cui centro è ovunque e la circonferenza è in nessun luogo. Questa è un'immagine fortissima che ci fa vedere quanto poi alla fine il grosso rischio sia quello di pensare in maniera binaria, di pensarsi centro e pensare agli altri come periferia. Ed è il pensiero più narcisista ed egoista possibile verso cui siamo spesso spinti da questa società, che ci fa vivere come se fossimo il centro dell'universo e ci fa considerare tutto il resto come territorio su cui ci possiamo espandere, l'altro, ma anche il mondo, come quello spazio che per il momento è periferia, ma diventerà centro, cioè diventerò io. Invece pensarsi come periferie che si incontrano è una chiave filosofica fondamentale, perché intanto abbiamo bisogno di superare l'antropocentrismo, abbiamo bisogno fisiologicamente, mi verrebbe da dire, di non essere più. Quelli che devono stare al centro del mondo, al centro dell'universo, al centro della, della Terra. È evidente che l'antispecismo debba essere la chiave su cui basare i nostri sforzi, cioè smetterla di pensare che l'essere umano sia superiore a tutto. E quindi imparare a guardare l'altro come se fosse un incontro tra periferie è molto più utile che pensare agli incontri tra centri. Perché gli incontri tra centri producono molto spesso scontri, guerre, di espansione. Gli incontri tra periferie possono far conoscere conoscere possibilità e far venire anche voglia di smetterla, di sentirsi protagonisti e diventare un po' più Robin, come canta Cesare Cremonini a questo proposito, esercitarsi ad essere non per forza l'antagonista, non per forza il protagonista, ma parte di una comunità che collabora e crea. Posso fare un piccolo eh, innesto? Eccomi, innesto perché voi avete scritto un libro, perché siete anche autori, proprio prendila con filosofia, che è il manuale della fioritura eh, personale e quindi è perfetto proprio in questa serata. Io ho trovato. Ho sottolineato delle frasi, eh, non le ho preparate apposta, cioè io le ho sottolineate e poi tra quelle che ho sottolineato ho estratto qualcosa. Dunque, eh, e mi piace questo movimento che tu hai citato perché eh, la frase, la prima che io ho citato è: Non dimenticare che il fine della filosofia è quello di essere ponte da attraversare e non casa da abitare. Ecco, quindi quella periferia disciplinare che poteva sembrare la filosofia, che invece è un centro. Beh, eh, da questo punto di vista, eh, appunto, ehm, la società in cui viviamo in realtà ci spinge a considerare solo il centro come la parte importante, quindi è lì che accadono le cose, altrove non accadono. Quello che noi cerchiamo di fare, eh, parlando di filosofia, poi una filosofia applicata di volta in volta a temi diversi, è anche cercare una collisione tra ehm, posizioni diverse. Eh, per esempio, negli ultimi mesi abbiamo parlato moltissimo di lavoro che è molto legato ovviamente alla, alla periferia, quindi evidentemente le possibilità sono inferiori. Uh, se non ti trovi dove sembra che accadano tutte le cose dove tutto sia più, eh, sembra più facile però d'altra parte eh, pensare che sia tutto esclusivamente così cioè non posso fare niente perché non sono nato nel posto giusto in realtà poi diventa ovviamente una profezia che si autoavvera quindi effettivamente non ha senso che io mi impegni che faccia qualcosa perché tanto non posso cambiare le condizioni ecco in questo senso la filosofia Può aiutare a tenere insieme delle idee che sembrano oggi un po' dei, dei sondaggi a cui rispondere. Quindi, cosa credi che sia in tuo potere fare? Eh, è in tuo potere controllare tutto e fare tutto? Oppure in realtà non sei libero di fare niente? Eh, che è un po' una riproposizione in chiave molto materiale, molto individualista, spesso, di, di grandi temi come dire, eh, de, del pensiero. E in effetti, forse la risposta non è nell'una né nell'altra cosa, cioè ci sono entrambe le cose che coesistono. Eh, quindi per quanto ci riguarda noi appunto eh, facciamo un lavoro culturale ehm, e com come dire, abbiamo costruito questo lavoro culturale partendo dalla periferia in tanti sensi, in generale da una condizione in cui avevamo tutto da costruire e questa cosa è stata ovviamente molto difficile, non era del tutto impossibile. Quindi secondo me si tratta anche di considerare quando si parla di periferia come... Um, a volte ci sia la convinzione, perché ti portano a pensarlo, che tanto non c'è niente che può accadere se non ti trovi in certi luoghi, che sono sia luoghi geografici ma non solo, uh, quindi se non uh, segui certe tendenze, se non uh, segui quello che sembra che si debba fare in un certo momento, ma in realtà poi puoi scoprire che ci sono altre possibilità e quindi che non è vero che poi le cose stiano esclusivamente così. D'altra parte però effettivamente partire dalla periferia, quindi da una condizione anche di margine, eh, è sicuramente una condizione che può essere molto più interessante ma anche più faticosa. Va bene, io intanto mi accomodo un attimo più indietro, vediamo se ci riesco. Perfetto. Se ti vuoi Così. mettere accanto a <ride> Mi volevo mettere in mezzo, sì, sì, avrei voluto, va bene, così mi sembra che vada meglio, Però così vi vedo spostiamo tutti. Spostiamo troppo. No, 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 no assolutamente. Di allora, parlavamo, si parlava di periferia, di una parola molto bella, di una parola che ha caratterizzato poi tutte le vostre esperienze. Allora, Alessandra Chillemi, anche tu, anche la tua, era una periferia, perché il tuo punto di partenza è un punto di partenza molto particolare. Sì, allora mi ricollego a quel che ha detto lei. Eh, io associo il fatto di mh, essere nata diciamo, in una periferia, quindi in una città del sud, a una, un qualcosa che mi ha dato forza e mi ha dato una spinta per crescere. Eh, io comunque a 18 anni mi sono trasferita a Milano per studiare e anche per migliorarmi dal punto di vista del breaking, della break dance. Perché lì c'erano più opportunità, eh, c'erano più eventi, potevo girare. Eh, questo ho, mi ha portato a un'esperienza diversa. Quindi, eh, io ho fatto questa scelta da tra virgolette piccola. Eh, non sapevo se questa sarebbe stata una scelta giusta o sbagliata, ma mi sono lanciata con la consapevolezza che comunque sarebbe stato un di più, un qualcosa da aggiungere al mio bagaglio. Potrebbe essere un'esperienza positiva o negativa, ma io l'ho presa, l'ho accolta e l'ho fatta mia. E quindi sì, in ogni gara che io faccio, anche a livello sportivo, eh, porto queste esperienze con me, eh, si ripercuotono sulla mia gara perché fanno uscire il mio carattere. Anche a livello sportivo... Eh, posso raccontare un po' un aneddoto. Io attualmente faccio parte della Polizia Penitenziaria alle Fiamme Azzurre. Da piccola mi allenavo alla Stazione Marittima di Messina perché, eh, comunque, non c'erano grosse opportunità lì. Quindi, ci incontravamo col mio gruppo, ci allenavamo lì. Molto spesso non eravamo capiti. Eh, le forze dell'ordine eh, spesso ci cacciavano diciamo, da lì perché. Non capivano quello che stessimo facendo. Eh, adesso siamo capiti e siamo supportati, quindi questo mi dà una forza maggiore ed è importantissimo per la mia carriera. Tra l'altro, una periferia disciplinare, si diceva, perché la break dance si dice così: cioè il breaking è la disciplina sportiva, giusto? Sì, diciamo che breaking e breakdance sono la stessa cosa. Breakdance è il termine, il termine più commerciale, però è corretto anche, anche questo. Perché eh, è una disciplina sportiva, tanto che appunto arriverà, approderai, approderà con te, che sei praticamente una primista in questo, quindi sei eh, praticamente eh, la prima atleta che porterà questa disciplina, quindi vestirà la maglia azzurra, questa disciplina all'Olimpiade 2024. Poi ne parliamo perché abbiamo un altro petalo. E invece a Stefano Dalvai, beh insomma sì periferia, però si può arrivare molto lontano. Qual è stata la tua periferia? Eh, sì, allora innanzitutto devo sposare quello che ha detto lei sul concetto di periferia. E il mio concetto ulteriore di periferia è che, mh, vengo, come è stato detto, sono qui del posto e siamo considerati una... Periferia d'Italia, ecco Tentino siamo una piccola periferia d'Italia, però l'altro mio concetto di periferia e, che, che mi ha permesso di essere qua stasera e ed andare lontano è la periferia legata a, a quello che ci succede nella vita, come nel mio caso che all'età di 25-26 anni sono stato colpito da una malattia che mi ha letteralmente mandato in periferia dalla quale con fiducia non senza fatica e credendo e credendoci eh, si può andare lontano questa è una periferia mh, è come se l'arbitro un giorno fischiasse la fine della partita e tu non sai se hai vinto se hai perso e rimani lì nel limbo poi la fiducia, la voglia di, ri, di riscoprirsi, rifare, ritrovare qualcosa di nuovo da fare anche se c'erano tante incognite l'età, lo sport, che lo sport, la corsa non è lo sport principale qui in Italia e quindi anche quello a non è visto eh, sono, eh, a proposito di periferie a proposito di periferie e quindi sembrava tutto così lontano, periferico la voglia di crederci, eh, nonostante tante persone ti dicessero è impossibile, tanto l'età, la malattia non te l'ha permesso, non te lo permette, invece il continuare a lottare, non senza fatica, eh, mi ha permesso di andare lontano. Di arrivare fino all'Australia. Esatto. Dunque, allora, tra l'altro, tu vieni da un centro, perché tu vieni dal mondo del calcio, che se vogliamo per disciplina è molto centrale, eh, visto che si parlava esatto. di periferie disciplinari. Va bene, quindi insomma il concetto di periferia l'abbiamo affrontato e quindi stiamo anche conoscendovi piano piano, abbiamo capito un po'. Eh, intanto da, da dove venite, quindi da, da dove viene poi le, la vostra scelta, perché le vostre sono delle scelte, eh, quello proprio di frequentare delle periferie. Possiamo rimettere la nostra, il nostro fiore, fiore all'occhiello così vediamo che cosa ci, ci racconta, perché dopo la periferia c'è un'altra parola eh, che è molto importante e centrale in questa nostra serata che è performance. Tra l'altro voi avete scritto un libro, eh, avete scritto più di un libro, ne abbiamo citato prima uno. Citeremo poi anche l'altro perché tra poco arriveremo con, eh, con altre citazioni. Invece ora daremo la parola a Stefano che l'ha appena ricevuta, però prima vediamo un video di Stefano e vediamo che, che cosa, ci raccon cosa racconti in questo video a proposito appunto della performance. Con la maglia della nazionale ANED ehm, ho vinto l'oro mondiale in corsa su strada. Eh, con ANED, eh, che è la nazionale che si occupa di atleti trapiantati di organi e tessuti, eh, vogliamo trasmettere un messaggio importante: quale è che il trapianto è vita, in quanto noi siamo tutti atleti trapiantati, grazie alla donazione di organi e tessuti possiamo tornare ad una nuova vita. Ma, Stefano, quanto corri? <ride> Questa è una bella domanda, eh, diciamo che. Corro quasi tutti i giorni quando mi è possibile, alternando tra lavoro e famiglia. Corro circa un centinaio di chilometri a settimana. Questo perché la costanza nello sport, come in tutte le cose della vita, è fondamentale per raggiungere gli obiettivi. La tua, la tua medaglia d'oro? Eh, poi par parleremo anche perché non ci sono solo le medaglie nello sport si vedono le medaglie ma non ci sono solo le medaglie ci sono poi anche altri momenti però intanto parliamo della performance allora come vivi tu la performance in una società in cui lo dicevamo anche prima è importante bisogna essere performativi per forza se non sei performativo non sei a livello e quindi beh insomma non sei adatto eh, poi parleremo anche di adeguatezza quindi la performance per te? Sì, allora, beh, come avete potuto sentire dal video, per chi non lo sapesse, io dal 2014 ho subito un trapianto di midollo osseo ed è per quello che io ad oggi sono qui e posso raccontarlo, eh, grazie ad un donatore che mi ha donato il suo midollo osseo. E la performance, sì, la... la Società d'oggi diciamo, ti impone eh, dei risultati e ti impone di essere sempre eh, sul podio oppure sul gradino più alto del podio. Spesso se ci si interfaccia con dei grandi marchi, ancora prima di chiederti i risultati sportivi ti chiedono addirittura quanti follower si hanno su Instagram <ride> e lo trovo veramente assurdo. Il mio rapporto con la performance la vivo eh, in maniera del tutto, si può dire con filosofia, in quanto eh, il mio modo eh, di vedere la performance non lo vivo con ansia, ma lo vivo eh, con piacere in quanto faccio qualcosa che mi piace fare, la corsa. Eh, non mi pesa fare la corsa, è stancante, ma eh, non mi pesa assolutamente farlo. Io, infatti, eh, corro delle ultramaratone, delle maratone. Eh, e la gente che mi guarda e mi dice: Ma sei pazzo a correre tutti quei chilometri. Però, in realtà a me non pesa assolutamente fare quello. Il discorso della performance, ehm, diciamo, eh, lo affronto, eh, perché secondo me eh, prima ancora della performance eh, arriva il messaggio che si riesce a trasmettere facendo quello che ci piace e attraverso lo sport. Eh, quindi eh, la fiducia nel eh, seguire i propri sogni, nel fare quello che ci piace, anche se spesso non si raggiunge il gradino più alto del podio. Il sapersi, eh, diciamo, l'accettare di cadere, ecco, questa è la cosa principale eh, della quale io riesco ad affrontare la, il discorso della performance, l'accettare di cadere, perché spesso si cade nello sport come nella vita, ma bisogna trovare le forze di rialzarsi e riuscire a trasmettere e infondere fiducia in chi ci vede farlo. Poi daremo proprio spazio anche a questo, perché, appunto, è uno dei temi quando si parla di sport e, e si parla di medaglie. Brevissimamente, la tua medaglia a 5.000 metri. Sì esatto, io eh, ho corso in Australia, sulla corsa su strada sono 5 chilometri. Va bene, va bene. E invece per quanto riguarda la performance Alessandra, allora prima di darti la parola ci sarebbe anche per te un video, quindi vediamo, lo vediamo insieme, quindi poi lo commentiamo. Essere la numero uno senza avere diciamo, questa passione sarebbe un qualcosa di nulla. Quello che è più importante, a prescindere dalla sconfitta e dalla vittoria, è godersi il processo. Per me fare di più di quello che amo significa essere felice. La vittoria per me non è la medaglia, ma è la felicità. Ho iniziato con la danza classica, un po' come tutte le bimbe italiane. Poi è successo che ho visto due ragazzi fare, diciamo, delle scane acrobazie e hanno attirato la mia attenzione, diciamo è stato un colpo di fulmine. Cercavo di copiare quel che potevo copiare, fino a quando sono tornata a casa e ho detto alla mia famiglia, questo è quel che voglio fare. Le nuove generazioni devono crescere dicendo, ok, io voglio migliorare, Voglio arrivare a ottenere la medaglia, però voglio anche sapere cos'è il breaking, cos'è l'hip hop, cos'è la cultura di cui sono parte. Quindi questo è l'aspetto principale ed è quello che comunicherò quando si diciamo, spera arriverò a Parigi 2024. Allora, di questo video prendo le parole, mi piacciono le parole, quindi giocheremo con quelle questa sera. Dunque, breaking, felicità: questa è una parola che mi piace molto. La felicità, quindi non solo la medaglia. E eh, parliamo allora appunto di performance e felicità. Sì, di base, oggi appunto contano. Mm, le medaglie, cioè noi siamo pressati da tutte le parti per avere questa medaglia però appunto c'è quel che dico in questo video è che mm, il risultato deve essere la felicità, non la medaglia uno può anche avere la medaglia d'oro al collo e non essere felice quello o è semplicemente un mezzo di riconoscimento dei tuoi sacrifici che sicuramente fa piacere, io mi alleno per quello, ma mi alleno perché, eh, principalmente perché prima di andare a letto ripenso alla giornata e ho il sorriso. Questa è la priorità. Eh, per quanto riguarda la performance, spesso oggi è associata al concetto di perfezione. Eh, nel breaking. Non è così, in generale, per me nella vita proprio non è così. Il breaking è sport, ma è anche art. La cosa principale non è fare la mossa perfetta, precisa, con la punta storta 45 gradi, diciamo, ma è arrivare alla gente, quindi portare se stesse, il proprio essere. Ed è questo l'obiettivo numero uno. Quindi. Mm, cioè eh, a paragone tra una performance perfetta ma senza anima e una performance in cui uno porta i propri valori, i propri esseri, la propria eh, storia, appunto essere cresciuto alla stazione, venire da Mazzara del Vallo, eh, e questa è questa la cosa principale, mh, non è fare eh, tutto preciso al dettaglio, quindi secondo me mh, questo è un concetto proprio sbagliato ai giorni d'oggi da rivedere. Quindi perfezione, performance, ma senti, quando ti hanno detto che il breaking arriverà alle Olimpiadi, cioè, era nell'aria, ti ha stupito, cioè, com'è andata? Come, come arriva una notizia così? Sì, diciamo che mi ha stupita molto, oh, io sono sempre stata una sportiva a 360 ⁇ gradi, ho fatto la qualsiasi nella mia vita, scherme, guidazione, arbillo di calcio, eh, le ho provate tutte e il mio sogno era quello di arrivare alle Olimpiadi. Eh, a un certo punto però è arrivata questa passione del breaking all'età di sei anni, eh, crescendo, stata sempre più forte e ho puntato tutto su quello e ho detto «Niente, le Olimpiadi me le posso dimenticare, però appunto sarò felice comunque». E invece sono arrivate, e adesso uniremo i due, i due percorsi e i due obiettivi. L'avevi presa con filosofia, quindi, e ti è andata bene? <ride> Assolutamente. Bene, bene. Allora, parlando di performance, poi andremo avanti naturalmente, ma eh, c'è un altro libro, La società della performance, come uscire dalla caverna. E qui ci sono due frasi che mi hanno colpito particolarmente. La prima recita questo. Basta poco per distruggerti o darti il successo, è sufficiente una sola performance. E l'altra, che viene poco dopo, dice, la corsa continua all'accumulo di performance, è una sostanza stupefacente che dà dipendenza, tolleranza e assuefazione, ma non ti fa mai percepire la pienezza della vita, la meraviglia, il senso. Io lascio la parola a voi che queste frasi le avete scritte. Ma perché abbiamo scritto un libro che si chiama La società della performance? Perché in realtà ne parlavamo negli incontri già da diversi anni e ci sembrava sempre più chiaro. Appunto, il libro è uscito nel 2018, eh, quindi poi negli ultimi anni è diventato ancora più chiaro come. Tutta la società ci, ci chieda costantemente di performare in ogni ambito della vita anche di fronte a noi stessi, eh, tanto che poi rischiamo di diventare i peggiori giudici eh, appunto di noi stessi. Questa cosa si vede molto anche nelle persone giovani. A noi capita spesso di andare nelle scuole, di sentire persone di 15-18 anni che magari devono fare l'esame di maturità e che hanno la sensazione che sbagliare la scelta successiva significherà sbagliare tutto, proprio buttare via tutta la vita, si sentono già falliti e questa cosa non è una debolezza delle giovani generazioni, è un frutto di, di come la, de, della spinta che la società ci ha dato in particolare negli ultimi 40 anni, qui non abbiamo modo di approfondire questo tema, però appunto poi nei libri eh, lo approfondiamo, la spinta proprio a pensare che dobbiamo dimostrare costantemente di essere in grado di stare al mondo, di farcela, dobbiamo fare in modo di, che nessuno ci possa mai dire che siamo dei fannulloni e questa cosa crea un'ansia incredibile che è completamente diverso da quello che loro hanno raccontato, perché poi criticare questa performatività non significa... Non fare niente. Non fare niente può essere una reazione momentanea, anche come dire un gesto eh, di diserzione che, che può avere senso per un momento. Ma poi, come esseri umani, abbiamo bisogno di dare senso alla nostra vita. Ed è importantissimo per poter trovare anche dei, dei modi per farlo, che non devono essere, appunto, anche i modi. Poi, non sono perfetti. Non esiste il lavoro perfetto, lo sport perfetto. Sono delle cose che, in qualche modo, intercettiamo. In cui poi possiamo, possiamo rovesciare in qualche modo la passione che abbiamo bisogno di coltivare. E la cosa, appunto, che si diceva poco fa è importantissima perché noi. Um Parliamo eh, molto spesso della differenza tra talento e vocazione. Questa è una società che ti spinge a vedere e a guardare negli altri. Pensate a come facciamo con bambine e bambine, chissà se ha un talento particolare, cos'è che sa fare. Se sa fare qualcosa di straordinario dobbiamo monetizzarci sopra, dobbiamo capitalizzare questo talento. Ma in realtà quello che di solito non ci viene chiesto e anche noi spesso non facciamo con le altre persone è... Uh, domandarsi come trovare il senso della vita e il senso della vita non è tagliare il traguardo: il senso della vita è quello che provi nel momento in cui stai facendo quella cosa, cioè probabilmente per lui ogni metro di quei 5.000. Eh, e quindi la sensazione che ti dà quello che stai facendo. Questo è un momento in cui sta diventando sempre più difficile concentrarsi davvero sulle cose. Quindi tante persone hanno grande difficoltà a dedicarsi, a proprio coltivare un tempo diverso che non sia il tempo frettoloso ehm, e dedicarsi davvero alle cose. E, e secondo me questa cosa la stiamo trasmettendo. Lasciando anche molto nell'educazione delle generazioni più giovani, quindi non tanto nascono strani, siamo noi molto spesso che non trasmettiamo proprio la capacità di concentrarsi a lungo su qualcosa, ma è fondamentale perché se tutta la società è impostata a dirci che dobbiamo Tagliare il traguardo, dobbiamo dimostrare appunto di avere medaglie, di avere degli ottimi risultati nei test. Sappiamo che questa cosa sta creando degli effetti negativi sulla salute mentale, non rende le persone più felici e in realtà disorienta perché non ti spinge a capire cosa desideri fare, come puoi eh, condividere, esprimere, appunto, eh, esprimere quello che senti di avere dentro, ma semplicemente devi cercare di dimostrare agli altri che non sei una persona fallita. E quindi è completamente diverso, per cui la differenza che facciamo tra il talento che molto spesso è qualcosa che ha a che fare con la disposizione a coltivarlo più che con qualcosa di innato. E la vocazione ha a che fare proprio con il cambiare domanda: non cosa sa fare mio figlio, mia figlia, ma come posso passare degli strumenti perché si domandi. Uh, perché per riesca a capire che cosa davvero desidera in un certo momento della sua vita, come posso passare l'importanza di dedicarsi a qualcosa, concludo e passo la parola ad Andrea, perché quando loro parlavano mi veniva in mente appunto anche l'esercizio eh, quotidiano, eh, c'è cioè un, un, uno studioso insomma che, per molti, che molti criticano, che però è interessante perché di solito Fa, scrive dei libri a tesi, quindi eh, descrive semplicemente tutto quello che conferma la sua tesi, però secondo me sono interessanti, molto divulgativi, che è Malcolm Gladwell, che sostiene che in realtà il talento non esiste di per sé, cioè è molto difficile che qualcuno davvero eh, abbia la capacità innata senza, fa, senza allenarsi di vincere le Olimpiadi. Esiste eh, l'esercizio quotidiano e quello che lui sostiene, appunto, poi potete crederci o no, perché a volte i suoi libri sono più narrativi che scientifici da un certo punto di vista, quello che lui sostiene, prendendo ad esempio uh, i Beatles, Bill Gates, insomma un sacco di esempi molto diversi, è che per diventare bravi in qualcosa ci vogliono 10.000 ore, 10.000 ore di dedizione eh, in qualcosa, e però questa è una società che non ti lascia quelle 10.000 ore. E se poi sbagli, se poi la scelta è sbagliata. Quindi, molto spesso l'ansia da performatività diventa anche un impedimento per coltivare quello che ti piace. Perché quello che ti piace deve per forza farti vincere qualche medaglia. Quindi, se è eh, qualcosa che può essere completamente inutile. Che non ti porta chissà quale prestigio sociale, che lo fai a fare e poi non ti dà quel tempo lì perché, eh, perché devi avere fretta, perché devi fare mille altre cose, non puoi perderti delle possibilità. Ecco, secondo me, quando parliamo di performatività. Dobbiamo raccontare questo tipo di ansia perché è paralizzante soprattutto per le persone più giovani, dobbiamo però raccontare proprio anche quanto sia, quanto possa rendere felice esattamente quella um, la sensazione che ti dà proprio nel, sentirti nel flusso mentre stai facendo qualcosa. Sta diventando sempre più raro. Il sentire. È... Tra l'altro, mi permetto di dire una cosa, cioè la parola l'ho captata è esercizio. Eh, C'è cioè il vostro libro, questo manuale della fioritura personale prendila con filosofia, eh, non ve lo posso raccontare ma non ne avrei le capacità naturalmente, però eh, è curioso, mi ha incuriosita da subito perché ha una lettura che deciderete voi qual è la lettura, cioè deciderete voi il cammino da compiere insieme a questo libro, quindi è una lettura consigliata come tutte le letture proprio per, ehm, anche per gli esercizi che contiene, quindi la filosofia che ci eh, fa fare degli esercizi e soprattutto ci permette di scegliere un cammino anche nella lettura. Ecco, mi è, mi è venuta in mente questa cosa, ci tenevo a dirla. Eh, Andrea, ehm, a te la parola, quindi esercizio, da, 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 da dove inizi tu? Proviamo a unire tutte queste parole. Esercizio è dentro un'altra parola affascinante che è esperto. Esperto, esperta, viene da experiri. Cioè colui o colei che ha fatto esperienza di qualcosa. Noi tendiamo a confondere l'esperto con il dotto. E diciamo, beh, quella persona è esperta, sa tante cose. Aspetta, che significa sapere? Perché l'esperto è quello che ne ha fatto davvero esperienza. L'esperto è la persona che si è misurata, prima faceva riferimento al libro di Gladwell, che racconta di questa esperienza di diversi mesi in cui i Beatles, prima di diventare famosi, hanno passato otto ore al giorno a suonare. E fu un'esperienza sconvolgente, ma utilissima per loro, perché affinarono la propria capacità musicale, affinarono la propria relazione, affinarono la capacità di entrare in connessione profonda con il pubblico e anche di captare ciò che il pubblico aveva bisogno, ciò di cui il pubblico voleva sentire note. E allora diventare esperti è fondamentale e si diventa esperti scendendo nelle cose, radicandosi nelle cose, toccandole. Felicità è l'altra parola a cui avete fatto riferimento prima. La felicità passa dall'esperienza. Felicità e contentezza sono due parole diverse. Contento viene da contenere, cioè contenere. Sei contento quando sei sazio, sei pieno, hai fatto una bella mangiata, una bella scorpacciata, sei pieno. E però... Essere contenti non significa essere felici. Perché le fiabe si concludono con e vissero per sempre felici e contenti? Anche perché felicità e contentezza non sono la stessa cosa. Felice invece viene dal greco fio, fecondo, fruttuoso. Sei felice quando ti metti al mondo. Sei felice, come stavamo dicendo ora, quando stai portando ciò che sei, quando stai mettendo frutti. Sei felice non nel secondo esclusivo in cui tagli il traguardo. Anche lì. Ma lo sai in tutto il tragitto, se è la tua strada. Se sei un pesce nell'acqua, se stai fiorendo, se senti di star venendo al mondo, quella è la felicità. Ma noi abbiamo disimparato a esercitarci alla felicità perché siamo drogati di contentezza. Abitiamo costantemente la contentezza. Per esempio, i social network sono ormai una sottocategoria del gioco d'azzardo per come li abbiamo sviluppati. Per il tipo di architetture digitali che abitiamo, che si fondano sullo sfruttamento della nostra attenzione. E migliaia di ingegneri lavorano ogni giorno per farci stare più, a più il tempo possibile, collegati ai nostri device, affinché delle aziende possano proporci delle pubblicità il più personalizzate possibile. E capite bene che questo ci produce, produce dentro di noi eh, cosa? Contentezza perché riceviamo piccoli stimoli, piccole soddisfazioni, che durano sempre meno, ma che per lì per lì ci danno piacere, estemporaneo, momentaneo, effimero, e poi ancora di nuovo, e di scroll in scroll. Sapete quante volte tocchiamo lo smartphone ogni giorno? Circa 2500 di media. Io mi domando quanti di voi toccano il proprio partner 2500 volte, non penso che siano altrettanti. E capite bene che allora... Imparare la felicità significa anche, appunto, non rinunciare a questa forma di contentezza, ma metterla in discussione. Non fare in modo che questa dipendenza dalla contentezza impedisca la produzione della felicità. La felicità può passare anche dal digitale, certo, ma deve passare dallo scendere nelle cose, dal fare esperienza del mondo. Diceva Nietzsche, non fidarsi di quei pensieri che non sono una festa anche per i muscoli. Ed è un'immagine fondamentale che non dobbiamo dimenticarci mai. Quella sapienza che si prova nel mettere le mani in pasta anche letteralmente. Quella è la conoscenza. E come diceva Gramsci, cultura non è un magazzino ben ordinato di informazioni. Non è sapere tante cose. Cultura è riuscire a cogliere la relazione tra ciò che si sa, tra sé e il mondo. È generare relazioni, connessioni. Questo è il grande sprone. Quando noi cadiamo nell'eccesso di performatività, noi facciamo dipendere le nostre vite dalla singola performance, con cui giudichiamo l'operato di una persona. Se quella persona ha fatto qualcosa di virale, in senso positivo, assurgerà gli onori della cronaca e diventerà qualcuno perché avrà il giusto numero di follower, avrà il giusto numero di attenzioni e diventerà famoso. Ma quella stessa persona, così come tutte le altre, al primo errore sarà finita. Capite che questo è un processo terribilmente disumano perché l'esperienza non conta più nulla, non conta più lo storico della persona, conterà soltanto quella singola esibizione da cui si valuterà tutta quella persona. Ma noi siamo complicati, siamo complessi, siamo contraddittori. Come diceva Walt Whitman, mi contraddico, certo che mi contraddico, contengo moltitudini. Dobbiamo stare attenti a non lasciarci convincere di essere solo una cosa. Noi siamo tante cose diverse e coerenza è una parola molto bella perché viene da cumere e cioè tenere insieme. Dobbiamo imparare ad essere coerenti non nel dire sempre la stessa cosa, ma nel dare ogni volta la giusta dignità ad ogni parte di noi. Sono sono davvero sapere cosa sta facendo lui. Eh, sta, stavo, stavo proprio dicendo questo <ride> che Noi ci fidiamo ciecamente Di quello che sta facendo Af. Ah bene, sta Perché usando le parole Non è vero Benissimo <ride> Benissimo, benissimo Poi Naturalmente, era proprio, mi stavo proprio chiedendo eh, cosa, cosa stesse prendendo corpo lì sotto. Poi verremo se, se poi posso arrivare lì con il microfono. Alla fine andremo a vedere e, e, ci e ci spiegherai anche con le parole a voce. Dunque, intanto, vi ricordo a proposito di parole, visto che ne stanno uscendo veramente tante, che potrete contribuire anche voi con le parole oppure con le domande che potrete scrivere sui bigliettini che poi arriveranno qui da noi. Uh, dunque, sono veramente tante le parole che stanno uscendo e i concetti. Ce n'è uno che abbiamo sfiorato più volte e, e adesso la nostra, la no, il nostro fiore. Appare il nostro fiore? Appare il nostro fiore? Eccolo lì. Allora, periferia performance ci siamo. Lì sotto c'è una parola che a me è un po' nascosta, ma per fortuna. <ride> no, no, va benissimo, la conosco. È la parola fallimento. Perché abbiamo inserito la parola fallimento? Perché c'è un uso, un abuso, un uso improprio di questa parola. Si sente veramente molto spesso pronunciare il fallimento. Si diceva delle giovani generazioni, e anche questo fa paura perché... Ehm, si confonde con sconfitta, cioè la sconfitta è il fallimento, allora forse c'è una necessità di rivalutare la sconfitta o forse di rielaborare, ripensarla. Ecco, io adesso torno alla società della performance come uscire dalla caverna, perché ehm, c'è anche qui una frase, essere sempre in corsa, non farsi dimenticare è la FOMO, fear of missing out, cioè la paura di essere tagliati fuori, di perdersi qualcosa di importante, di essere esclusi, di fallire. Quindi la FOMO, se ne sta parlando molto, eh, e il fallimento. Io lascio a voi, naturalmente, perché eh, vorrei sapere da voi, insomma, c'è questa necessità, è un'urgenza di cosa dobbiamo parlare di più, cosa dobbiamo rivalutare, rielaborare, ripensare. Ma secondo me la pluralità delle esperienze umane e il fatto che i percorsi non sono lineari ehm, ed è qualcosa di nuovo che secondo me eh, le generazioni più grandi stanno, eh, fanno fatica a insegnare a quelle più giovani perché, anche, come, perché poi a volte fai fatica a insegnare delle cose che sono già difficili per te, nel senso che ehm, sta, ci viene costantemente restituita l'idea che dobbiamo dimostrare di avere successo. E che il successo sia qualcosa di lineare. Adesso appunto mentre parlavi mi tornava in mente una cosa che è una piccola insomma cosa che, che però mi aveva colpito molto al tempo di un'artigiana eh, che, aveva, che ha, il suo, ha aperto il suo e-commerce, quindi ha cominciato a creare dei gioielli particolari, eh, ha aperto il suo e-commerce e nel corso di, degli ultimi anni aveva assunto delle persone, creato un laboratorio più grande, quindi partita da sola si era ingrandita. A un certo punto si resa conto che non era la sua dimensione, cioè che in realtà quello che le piaceva fare era quella dimensione di artigianato da sola, ma aveva creduto alla storia che, come dire, se qualcosa funziona deve diventare sempre più grande, devi dimostrare di fatturare di più, ma non è detto che ti renda più felice e quindi ha deciso di fare un passo indietro. E questa cosa, secondo me, è molto significativa perché il problema della la ragione per cui eh, c'è un rapporto così negativo con il fallimento è proprio la sensazione che il fallimento sia una strada chiusa, cioè a un certo punto la tua strada si interrompe e devi dimostrare che non sia così. Quindi o menti eh, e quindi racconti di te delle cose che non sono vere, questa cosa sui social succede moltissimo, o vivi con la paura di essere dimenticato. Di nuovo, i social network per noi sono soprattutto... Una, come dire, in qualche modo un amplificatore di dinamiche che, che esistevano già nella società. C'è cioè una in particolare, un concetto che ehm, per noi è, è molto chiaro, che è quello di vetrinizzazione, che di un sociologo che si chiamava Vannico De Luppi, che sostiene che in realtà il processo proprio di esibizione di sé, quindi la sensazione di essere costantemente in vetrina, è nato alla fine del Settecento, cioè quando sono nate effettivamente le vetrine, oggi. Lo vediamo in una maniera eh, veramente estrema con i social network, e anche con, con quella sensazione per cui se non ti mostri eh, verrai dimenticato. Che, è una senza, che, che diventa anche quella, una storia che si autoconferma. Um, in questo senso, appunto, il, il problema, il rapporto negativo col fallimento dipende dal fatto che sembra che non ci possano essere degli errori, dei cambi di strada, di desiderio o che tu non possa rimanere nella tua dimensione che fa felice te. Quindi, secondo me, il problema fondamentale è l'idea che i percorsi, intanto quest'idea del successo, che anche quella è un'idea molto standardizzata, ma l'idea è che il percorso sia uguale per tutti e questo ti spinge a doverti adeguare a qualcosa che non è detto che ti corrisponda. Per cui secondo me quando parliamo di fallimento è importante fare conti con la diversità umana. Non siamo tutti uguali, non abbiamo tutti gli stessi ritmi, eh, non ci piacciono le stesse cose. Le cose che piacciono a noi cambiano poi nel corso della vita. E quello che si fa più fatica a fare è però a fare conti con questo: perché se a me non piace fare quello che mi dicono che mi deve piacere, purtroppo oggi ho la sensazione di avere qualcosa di sbagliato. Quindi o mento o mi sforzo di fare qualcosa che appunto magari proprio non ha niente a che fare con me. Eh, e mi sento costantemente in colpa. Per fare un altro esempio, appunto, quando loro parlavano di sport, se c'è una cosa che io, come dire, Qualcosa in cui io posso essere una professionista è la lettura e sembra una cosa marginale, ma io ricevo quotidianamente messaggi di persone che mi dicono intanto come fai e io mi sento in, cioè, mi sento in difetto vedendo quanti libri leggi tu. Non dovrebbe essere una gara. Il problema del rapporto col fallimento è anche quella sensazione per cui se gli altri fanno qualcosa che io non riesco a fare io sto perdendo, come se fossi costantemente in gara con tutti. Ed è un grande problema. Per quanto mi riguarda, la lettura è io mi ritrovo, cioè credo poi che sia un modo di viverla molto simile a quello che loro hanno raccontato ehm, beh, per altre discipline e quindi per me certo è faticoso ma in realtà mi dà quel senso, cioè ho bisogno di, 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 di farlo proprio come pratica e, e però vedo che purtroppo questa cosa a volte provoca un senso di inadeguatezza nei confronti degli altri che io vorrei veramente, cioè come dire, che, che non so come fare a disinnescare perché non è questo che dovrebbe essere e non è naturale, è appunto un frutto di una società che ti dice che Qualunque cosa tu faccia comunque non è mai abbastanza. Vuoi dire... Ah no. Va, va bene così? Va bene. Passiamo allora la parola ad Alessandra. Si parlava prima di breaking. Mi piace breaking. Eh, non so, mi riesce bene, quindi uso breaking, va bene? Eh, si parlava prima di breaking e di cultura. Perché tu hai, hai citato anche questa parola. E, e io appunto mh, ho rincarato la dose con fallimento pensando appunto a quanto questa parola venga usata, abusata. Nello sport è una parola molto pericolosa. Perché sconfitta e fallimento non sono la stessa cosa. E nello sport, anche nella vita, insomma, la parola fallimento dovrebbe veramente essere usata, penso, non lo so, cinque volte nella vita, mettiamo così. Eh, parlami un po' della sconfitta perché tu adesso noi abbiamo detto vai a parigi io guardo il cielo perché ti immagino su un aereo per parigi eh, però prima di andare a parigi sono tante le sconfitte sì in generale diciamo che non esiste nessuno che abbia sempre vinto quindi è scontato ma lo dico eh, tutti i grandi campioni hanno, hanno perso più e più volte, anche un Michael Jordan ha perso più volte di quanto ne abbia vinto, quindi cos'è? È un fallito? Cioè, no, non esiste proprio nello sport questo concetto, non, non si possono paragonare le vittorie alle sconfitte, si può parlare di percorso eh, ed è questo, quindi... Quel che dico è sempre di godersi il percorso e ogni gara, ogni esperienza fa parte di qualcosa di più grande. Eh, in una sfida noi la chiamiamo battle. Battle significa battaglia. Eh, il format delle Olimpiadi sarà l'uno contro uno. Eh, Cos'è questa battle? È un, un contesto in cui noi ci sfidiamo uno contro uno e entrambe vogliamo vincere. Però alla fine una delle due vince e l'altra perde. Ma realmente chi ha perso, ha davvero perso, è un confronto. Cioè, tutte e due alla fine ne usciamo vincenti, perché io ho portato me stessa, l'avversario ha portato se stessa e ci stiamo ispirando a vicenda. Eh, quindi, per me, appunto, ogni esperienza, cioè, noi da quell'esperienza torniamo a casa e mettiamo quella gara, quel viaggio nel nostro bagaglio. Eh, quindi sì, l'unica sconfitta è non presentarsi all'appuntamento perché lì non puoi crescere, però per il resto, quando tu ti presenti eh, è una vittoria, cioè tu devi cercare di goderti. Ogni momento perché se no impazzisci, cioè anch'io in questo percorso per le Olimpiadi non, non ero abituata al punteggio il ranking, quello mi supera quell'altro, cioè stavo impazzendo, devo dire la verità. Però alla fine ho detto: Io sto viaggiando, è un anno che viaggio, eh, incontro gente di tutto il mondo, amici in tutto il mondo. E quindi, anche se vado al mondiale e eh, non arrivo prima, cioè bene, mi può uscire la lacrimuccia. Però io non ho perso lì, cioè io non ho perso perché ho incontrato una grande famiglia internazionale, mi sono confrontata con loro, ho passato del tempo e porto con me un viaggio che mi ha fatto crescere. Quindi questo è il concetto, secondo me, eh, nello sport, che non deve esistere. Stefano, hai mai usato la parola fallimento? Eh, usata sì. Ma la vita mi ha, mi ha fatto capire che forse la, la parola fallimento non esiste, e proprio perché, in ultima, dietro una vittoria ci sono tante sconfitte nello sport e nella vita. E basti pensare come la vita a me ha presentato un conto molto salato e quando mi ha buttato a terra, sotto zero direi, e mi ha fatto ripartire da zero con la corsa, che era uno sport per me totalmente nuovo, nel quale ho voluto e dovuto confrontarmi con persone sempre al di sopra di me. Questo mi ha fatto crescere, mi ha fatto crescere tanto negli anni fino... A chiedere a me stesso di, di voler dare sempre di più, ma per dimostrare a me stesso che dalle sconfitte si può sempre eh, salire. Voglio, se mi è permesso, fare un eh, raccontarvi com'è cominciato il mio Mondiale. Prima vi hanno già spoilerato dell'oro, ma dietro l'oro <ride> ci sono state tante, tante sconfitte. E, e soprattutto voglio raccontarvi la gara di Perth. Quando io allo start non ero presente, mesi e mesi di studio, allenamento con l'allenatore, eh, programmare una gara, la, la gara perfetta perché si andava al mondiale. E quindi studi di tempi, tattiche, tecniche di gara e poi il giorno della gara quando c'è lo sparo non essere lì allo start ma essere ancora a scaldarsi quando ho passato allo start ormai erano passati in 40-50 secondi e mentre correvo all'impattata e tutti i piani si sono un po' spezzati Correvo e, e l'ho pensata come una metafora della vita, di quello che la mia vita mi ha presentato in passato. Quando tu ti programmi una vita perfetta, tutta dettagliata, stai costruendo il tuo bel castello, poi sei lì che stai mettendo l'ultima pedina in cima. E arriva qualcuno e te la spazza via. E ti fa cadere tutto il castello. Così è stata la mia gara aperta dopo mesi appunto di programmazione, partire con 40-50 secondi di ritardo ormai loro era inimmaginabile. Eppure la voglia eh, di crederci, di arrivare in fondo perché come diceva Alessandra prima la sconfitta sarebbe stata ritirarsi che sarebbe stata la scelta più facile o tantomeno forse neanche partire. In realtà eh, è vero quando sono arrivato all'arrivo, quando passavo gli altri atleti e quando ho tagliato il traguardo, il tempo un attimo di realizzare un po' cosa era successo e se avevo vinto realmente perché c'era veramente tanto trambusto, ho capito che forse la parola fallimento non esiste nello sport. Perché noi a Perte in quei campionati mondiali per trapiantati, li avevamo vinto tutti. Avevamo vinto nella vita e avevamo vinto una seconda vita. Tutti quanti. Abbiamo vinto perché eh, siamo riusciti a tramandare eh, all'esterno un messaggio importante, quale il dono è vita. E soprattutto... Eh, in questo sport, insieme ad altri ragazzi, eh, cerchiamo di far capire che la vera vittoria non sono le medaglie o il podio, ma è il superare le proprie paure, eh, riuscire a affrontare le proprie fragilità e probabilmente anche eh, riuscire a passare i momenti bui. Nel mio caso, eh, io corro mh, perché voglio infondere fiducia in chi mi vede farlo, in chi, in chi sta lottando una lotta come la mia, come quella che ho passato, perché spesso solo chi ci passa per eh, certe situazioni di vita eh, sa cosa vuol dire e spesso è proprio bello quando ci si interfaccia con dei ragazzi, bambini, signori. Che stanno affrontando una malattia come quella che mi è successo e ci si riesce a interfacciare, ti fanno i complimenti e ti dicono ah che bello, ma davvero si riesce a riprendere una vita normale dopo quello che sto passando? La risposta è sì, la risposta è sì perché non esiste un fallimento, bisogna continuare a lottare, crederci e la vera vittoria appunto non è... Eh, il traguardo, superare il traguardo, ma proprio superare la linea di partenza, fare il primo passo per, per uscire, per uscire da, dalla linea dello start. Quindi, allora, togliamo quel fallimento, quella parola usata impropriamente, ehm, però, appunto, ci dobbiamo ricordare. Ehm, Forse proprio di, di, di tramandare proprio questo, che è una parola che non deve essere usata, e quindi di cambiare proprio il nostro vocabolario. Eh, torno a prendila con filosofia perché ad un certo punto, adesso eh, tra l'altro ricomparirà adesso il nostro fiore, eccolo qui. Dunque, ritorno a prendila con filosofia perché c'è un passaggio molto bello che ci aiuta. Nel nostro, nel nostro passaggio dice: se incontri un bivio, prendilo. Noi eravamo rimasti a sedi, ti aspetta il cuore che ti parli, invece, qui invece proprio prendi il bivio. È mica facile. Prendere un bivio significa tenere insieme più mondo possibile, senza perdersi tra gli schieramenti tra sì e no, assoluti, tra favorevoli e contrari, a prescindere. Il nostro bivio ora è tra i due petali, c'è un petalo che dice equilibrio e c'è un petalo che dice temperanza. Dunque, eh, di equilibrio, quindi qua adesso noi prendiamo percorsi diversi. Con Alessandra parliamo di equilibrio, un po' per la disciplina, ma un po' soprattutto tra arte e sport. Come ti tieni in equilibrio? È difficile <ride> di base, appunto. Il breaking è arte ed è sport, quindi bisogna allenarsi su due aspetti, per non dire duemila. Aspetti è un grosso contenitore. Eh, C'è quello fisico, quello tecnico, eh, dove devi eh, aumentare le tue. Mh, e, diciamo devi migliorare le tue skill, tutto ciò prepara, diciamo, associato alla preparazione fisica e tecnica. E poi c'è la parte artistica. La parte artistica è quella in cui tu devi riuscire a interpretare sul momento una musica che è un Digemet, tu non conosci prima. E devi riuscire ad arrivare al cuore del pubblico, della giuria e anche dell'avversario. E devi riuscire a portare te stessa perché appunto per me poi la cosa principale rimane quella di aver lasciato cioè nei miei 45 secondi voglio lasciare qualcosa, voglio lasciare qualcosa di mio, poi posso appunto vincere, perdere. E spesso cioè le persone non si ricorderanno di chi ha vinto quella gara, ma si ricorderanno di cosa gli è arrivato, quindi questo è il mio, il mio obiettivo principale, quello di far divertire proprio la gente. E quindi sì, è importante un equilibrio tra un qualcosa di programmato, schematizzato e un qualcosa di libero, un freestyle, senza, eh, senza schemi. E come dice lui, e come ha detto lui prima, e appunto a volte uno prepara una gara eh, eh, al 100%, quindi eh, Vuole che tutto vada secondo eh, un, uno schema e a un certo punto questo schema si distrugge per qualche motivo che può essere un infortunio, che può essere eh, il DJ che mette una musica che non ti piace, eh, c'è anche questa possibilità e lì bisogna, bisogna adattarsi e riprendersi e comunque eh, appunto arrivare, quindi questo è il, il fattore della sport e cultura. Eh, nella vita, invece, appunto, l'equilibrio lo percepisco come trovare il punto ottimale per trovare la propria felicità. Eh, quindi ognuno è il suo, eh, ognuno ha, deve trovare il suo confine, i suoi limiti. Eh, un giusto appunto equilibrio per stare bene. Eh, il mio non è il suo, non è il loro. Eh, L'altra volta, ad esempio. Una mia amica mi ha fatto un po' rivalutare questo fattore dell'equilibrio perché di base io sono una che fa tanto, cioè, ho studiato economia, mi alleno e punto ad avere sempre di più e lavoro e tutto. Lei mi ha detto una cosa che un po' mi ha spiazzato perché appunto non riuscivo a concepire bene eh, quello stile di vita, okay? per me avere un obiettivo mirato a... In questo caso, per quanto mi riguarda, l'obiettivo sportivo è fondamentale. Lei mi ha detto: oh, io nella mia vita eh, non aspiro a nulla di grande. Cioè, non, non voglio, appunto, come vuoi tu, voglio vincere il mondiale. Non mi interessa, io voglio un mio lavoro che mi faccia vivere bene. Eh, qualsiasi cosa. Una, una famiglia e questo mi basta, mi basta poco per essere felice, non, non aspiro a grosse cose. E me lo diceva quasi con una faccia, cioè come se fosse sbagliata, perché la società, appunto, ci ha, eh, ci ha insegnato che bisogna puntare sempre alla performance, a qualcosa di più. E questa cosa mi ha fatto riflettere perché io poi sono tornata a casa e ho detto lei, cioè me l'ha detto magari pensando di essere sbagliata, ma realmente ha vinto, cioè lei ha vinto perché ha capito il suo equilibrio, ha capito cosa gli serve per essere felice, eh, che è diverso dal mio, ma che comunque eh, ci porta allo stesso punto di soddisfazione. Quindi questo è il, il mio concetto di equilibrio. Mm, spero c'è cioè, un po' di confusione sì. perché anche per me stessa <ride> è particolare. Hai introdotto benissimo un tema di cui parleremo adesso perché c'era un, un altro petalo ehm, che cita una parola bellissima che si usa pochissimo ed è questa. Ovviamente io mi rifaccio a prendila con filosofia e leggo. La temperanza è qualcosa di vivo, concreto, un equilibrio sempre nuovo. Temperare significa letteralmente mescolare e deriva da tempus cioè tempo. Essere temperanti non significa quindi eliminare le proprie caratteristiche o nascondere i propri desideri, al contrario, significa mescolare tutti gli elementi che ci compongono. Essere temperanti significa creare fluidità, riequilibrare, armonizzando gli eccessi, quindi temperanza che poi si sposa benissimo con le parole che sono uscite, i concetti. Andrea? Sì. E sono molto in linea con ciò che è appena stato detto, per varie ragioni. Cerchiamo di vederle insieme, sono un paio. La prima riguarda il fatto che, appunto, come ci raccontava adesso lei, ognuno ha la propria vocazione, ognuno ha il proprio modo di stare nel mondo e c'è chi ha bisogno di competizione e c'è chi non ne ha bisogno. Noi viviamo in una società che ci dice qual è il modello giusto, qual è il modello imperante, qual è il modello che va bene per tutti. Punto, non ci stai, non sei normale, allora non va bene. O ti adegui a quello che è il modo che la nostra società ha deciso e quindi bisogna competere a tutti i costi, oppure non bisogna competere mai, oppure non va bene. E eh no, non funziona così. Fitzgerald diceva l'intelligenza è la capacità di contenere dentro di sé pensieri contrastanti. Noi siamo soliti invece pensare che l'intelligente sia quello che sa una cosa e basta, che è convinto della cosa che sa. No, la società è complessa. La società è fatta di individui che hanno desideri diversi, che hanno modi diversi di rapportarsi al circostante. E, e, e questo è il punto. Se noi invece obblighiamo gli altri ad essere come noi e pensiamo che chi non agisce nella stessa maniera in cui agiamo noi è sbagliato, e noi creiamo una società disfunzionale. Io, ad esempio. Ho, ho giocato la settimana scorsa nella nazionale scrittori di calcio. Quindi è, è un po' come voi, un atleta. Siamo sullo stesso livello. <ride> io lo, sono, lo stesso volevo livello. dire io. L'ho detto io. <ride> Ti preoccupare, tu hai detto la lettura, figurati. Senti, <ride> Vabbè, lasciamo io. stare. Allora, Però, ok. <ride> A che lui io, almeno corso, io almeno ho corso però diciamo, la nazionale scrittori non è che se la immaginano proprio come una nazionale di grandi atleti eh, diciamo. ma che stai dicendo? Cioè... sono io l'unico scarso Maura. <ride> <ride> non scherzare il punto è questo in quel momento io ho rivisto mio figlio io ero un po' che non, che, che non scendevo su un campo di calcio e ho rivisto mio figlio che quando perde dice ah ho perso allora facciamo che chi ha perso ha vinto? Perché per lui è impossibile, è, in, è inaccettabile la sconfitta, è proprio impossibile. E tu puoi insegnargli tutta l'etica dello sport che vuoi. Lui vuole vincere e lui si impegna tantissimo per vincere, vuole assolutamente vincere. E non è sbagliato, così come non è sbagliata la, la sorella che lo fa vincere tutte le volte senza particolari problemi. Ci verrebbe spontaneo, no, se siamo dei grandi sportivi dire, ah però, che, che tenacia quel ragazzo, oppure però, che bontà d'animo quella ragazza. Sono caratteristiche diverse, è ovvio che bisogna imparare l'etica dello sport. Però non bisogna nemmeno pensare che allora dobbiamo tutti essere dei cubertiniani se, lo, se non lo siamo. Se pensiamo che è importante vincere, ma è più importante partecipare, andiamo bene lo stesso. Non è che dobbiamo per forza dire non è importante vincere, è importante solo partecipare. Perché se dentro di noi alberga un'anima competitiva, non è che dobbiamo far finta che non ci sia. Non è che dobbiamo astrarci dalla competizione. Il punto è non far dipendere la nostra identità dalla vittoria. Perché il grande discorso che ha a che fare col fallimento è che l'errore principale è pensare al fallimento come l'opposto della vittoria. Ma non è così. L'opposto della vittoria è la sconfitta. O vinci perdi. Porre il fallimento come opposto della vittoria è un grosso errore concettuale perché il fallimento è il contrario dell'apoteosi. Cioè se tu vinci o perdi, hai vinto o perso quella cosa. A fallire sono le azioni e le aziende e le cose. Un'azione di cogliere il bersaglio con la freccia può fallire, ma non, hai, non sei tu il fallito. Può fallire l'azienda, ma non sei tu ad aver fallito, come invece purtroppo in Italia spesso si vive, cioè colui o colei che ha diretto quell'azienda che è fallita, è un fallito. E infatti non può votare, non può fare diverse altre cose. E stigma sulla persona che ha fallito, a differenza di ciò che accade in altre nazioni. In cui chi fallisce viene detto: ah ok, tu hai fallito, quindi sai, quindi sai cosa non si deve fare. Qui se fallisci sei, sei fritto per non dire di peggio. Sempre con la F. Nel senso, questo è il punto fondamentale. Pensare il a non capire che il contrario del fallimento non è la vittoria, ma è l'apoteosi, perché il fallimento è definitivo, così come l'apoteosi è l'assunzione al cielo. Il fallimento è tu non ci sei più, hai perso per sempre. Così come l'apoteosi è l'assunzione al cielo, hai vinto per sempre. Accettare l'idea che si vince, si perde, ma non si fallisce. È una chiave fondamentale della temperanza, perché la temperanza ha proprio a che fare con la capacità di riuscire a unire gli opposti, riuscire ad abitare la giusta misura, che è la propria. Ognuno ha la sua giusta misura, ognuno si rapporta al mondo con la propria intensità, con la propria capacità di, di relazionarsi con ciò che c'è intorno a sé. Il nostro grande problema è pensare che ci sia una norma assoluta a cui adeguare i nostri desideri. E questo porta delle persone che magari, appunto, avrebbero il desiderio della sua amica di vivere delle vite ordinarie a pensare di essere sfigate, a pensare di essere sbagliate. E invece noi dobbiamo rivendicare il diritto a quel tipo di desiderio, che altrimenti passa per essere secondario perché non è competitivo. Così come il rischio opposto, che comunque c'è, è dire chiunque è competitivo è sbagliato. No, anche quello è più che legittimo. Il punto di nuovo. Di raccordo è lasciare che le persone siano libere di esprimere la propria natura e siano messe nella condizione di capire qual è la propria natura. E il concetto cardinale è l'eleganza. La break dance è un, è una, è un esercizio di eleganza, nel, termine, nel senso più letterale del termine, perché eligere elegante significa eleggere, scegliere, selezionare. Non sei elegante perché ti vesti bene, non sei elegante perché hai fatto il passo giusto. In generale, ma perché hai fatto il passo giusto in quel momento? Perché hai saputo scegliere ciò che risuonava maggiormente, hai eletto ciò che risuonava maggiormente nell'incontro a tre tra te, la musica e il pubblico. E quello che fa lei, quello che fa lui, e quello che faccio io alla nazionale degli scrittori di calcio e fa lei quando legge, il seguitela, piccolo. non ha neanche un profilo soffico. Ma non abbiamo niente, Mauro. <ride> eh, no, forse... eh, è questo, è questo, riuscire a creare questa relazione a tre tra sé. Il mondo e la musica del mondo, che sembra non esserci, ma c'è sempre. Come diceva Nietzsche, e coloro che vennero visti danzare furono giudicati pazzi da quelli che non sentivano la musica. Allora, eh, abbiamo pochi minuti, abbiamo qualche domanda, adesso vediamo di concentrarci un attimo. Intanto voglio dirvi che oltre alla filosofia, al breaking e al running, ho scoperto che abbiamo tre maglie azzurre su questo palco. È, ed è bellissimo, è una cosa che non me l'aspettavo, è stata Però, la è, sorpresa finale. È una nazione, cioè, sì, nazio, perché svilisci sì. questa no, cosa no, preziosa? <ride> allora, abbiamo pochi minuti. Io intanto eh, abbiamo qualche domanda e quindi magari vediamo di... Eh, qualcuno mi chiede eh, se, eh, dobbiamo naturalmente essere stringatissimi, quindi qua è la vostra abilità a chi risponde e, e, ed essere assolutamente molto molto conciso. Quanto ai termini dei petali, si, eh, quanto scusate, i termini dei petali si collegano al termine donna? Chi vuole rispondere? Temperanza, fallimento, quanto al termine donna possiamo collegarci? Cosa si intende? La domanda era così, criptica. Andiamo avanti? Anche oh. perché se rispondo poi sì. faccio, parlo per mezz'ora, quindi forse infatti qua poi ce n'è una che dice, proprio per, per Tlon, è un capitolo immenso già qua, ma nell'epoca della performance come spiegate i neat, net i need NEET, NET, ah, I need. scusate, ha allora, una pronuncia mo molto inglese. Allora, I NEET sono, non so se lo sapete, sono eh, quelle persone sotto i 29 anni che non studiano e non cercano lavoro. In Italia abbiamo una percentuale... Non toccano nella nazionale italiana, scrittori. <ride> <ride> perché, perché gli scrittori di solito... Sono un po' precari, diciamo così. Eh, no, a parte gli scherzi, eh, appunto, abbiamo, eh, credo, il dato più alto in Europa di, di NIT. In realtà abbiamo scoperto recentemente eh, che dentro la percentuale dei NIT in Italia si calcano anche eh, le madri... Eh, che stanno a casa eh, che è un altro tema enorme cioè il tema del fatto che i lavori di cura molto spesso sono a carico ancora eh, soprattutto in Italia tantissimo delle donne quindi tante donne non possono andare a lavorare quindi non è che non studiano non vogliono studiare non vogliono cercare lavoro ma devono occuparsi di altre persone quindi non sono libere eh, di, di poter essere indipendenti ma comunque abbiamo dei dati molto alti appunto io vengo da Mazzara del Vallo ehm, e conosco tantissime persone che con anche più di 29 anni in quella condizione, secondo me è una questione strutturale: cioè perché ci sono così tante persone che eh, non stanno studiando, non stanno cercando lavoro e quindi sembra no, non si sa bene dove collocarle perché non sono semplicemente persone disoccupate. Secondo me, questa cosa, eh, come in qualche modo, ha a che fare proprio con l'incapacità delle istituzioni di accompagnare tante persone in un percorso proprio di inserimento sociale a tanti livelli. Molte di queste persone sono persone che magari hanno lasciato la scuola, quindi già con attività, iniziative contro la di dispersione scolastica. Eh, Molto poteva essere fatto dall'inizio, non possono formarsi, magari sono disorientate, cioè nessuno ha mai chiesto loro cosa, cosa poter fare eh, e questo soprattutto, torniamo alla prima parola, ai territori di periferia. Quindi secondo me è, una, uh, è importante rendersi conto del fenomeno perché lo è, perché vengono raccolti i dati in tutta Europa e in Italia i dati sono abbastanza allarmanti. Um, ci vogliono delle iniziative strutturali perché secondo me il fatto che ci siano delle persone che molto spesso si sentono superflue in questa società e quindi molto spesso poi hanno anche delle questioni di salute mentale, depressione è una responsabilità collettiva e soprattutto le istituzioni dovrebbero farsene carico. Allora, intanto io chiedo ad Afro se ci può raggiungere qui sul palco, così possiamo, perché non mi posso avvicinare a te perché altrimenti la cassa fischia e quindi ti chiedo di raggiungere il nostro palco. Io nel frattempo che eh, succede questo ne approfitto per ringraziare. Ma non è finita perché ho da dirvi delle cose: eh, di ringraziare Generazioni, ma ringraziare tutto lo staff, i nostri tecnici che hanno lavorato, sono stati bravissimi, e eh, il fiore, e eh, il video, hanno fatto tutto alla perfezione, grazie mille davvero. Tutte le persone che lavorano dietro voi non le vedete, ma sono veramente tante e fanno sempre un lavoro egregio. Ma riusciamo a portare? Pesa troppo? Porta tro pesa troppo? Posso, si può fare di qua, da questa parte, per, per vedere, per vedere questa, queste nostre parole. Intanto, eh, dopo vi devo dire delle altre cose. Vorrei però, a questo punto, faccio un'operazione di taglio, perché c'è una domanda che è molto lunga. Eh, recita l'inizio: Vista la nostra assuefazione da contentezza, come possiamo riconoscere una nostra possibile felicità autentica? Allora, breve, brevissimo. Faccio un giro e quindi chiedo: Stefano, la felicità autentica per te? Due parole, Massimo. La felicità autentica si scopre già dalle piccole cose. Dalla, io posso dire: la scopro ogni giorno da quando mi alzo la mattina. La, la scopriamo nelle, nella salute, che è tutto quello che abbiamo. Ecco, io posso dire questo. Va bene, questa è la tua felicità autentica, la felicità autentica di Alessandra. Sono d'accordo con lui, nel senso, si vede dalle piccole cose, ed, eh, si riconosce perché io spesso me ne rendo conto da un sorriso, cioè, sto pensando a qualcosa e sorrido. Quindi, già da quello capisci cosa ti fa stare bene quindi associato a quello. quando no, gioca dopo, tutta, bella, dopo tutta questa filosofia... Io pensavo di passare da Seneca, invece no, il calcio, c'è cioè no, proprio no, il no. centro del... No, no, dopo tutta questa filosofia sarò estremamente banale e melenzo, ma i miei figli, nostri nello specifico. Se, ehm, secondo me è molto legata questa sensazione al tempo. E quindi al di là di tutto è proprio un cercare di percepire il tempo in un altro modo, staccarsi proprio da, dallo scorrere del tempo frettoloso, eh, al di là di quello che si fa. Va bene, faccio una cosa che non dovrei fare, vi passo davanti, scusatemi raggiungo Afro, eccolo qua, che ha composto per noi questo ce ne vuoi parlare? Uh. brevemente anche tu, mi raccomando ho oh, un po' di timore del fallimento adesso, non so <ride> scherzo, allora allora, se ve ne voglio parlare, non so, però mi tocca, quindi... Allora, eravamo... Ma io stavo in un flusso, come abbiamo detto, era un, si omaggiava il flusso, quindi a vivere le cose in una maniera fluente, e in una full immersion quasi contemplativa, io mi sono lasciato andare. Piacere, sono afro e dipingo. <ride> e, mi piace molto... Scrivere le parole. E infatti, ho scritto come un brainstorming le parole chiave che a me mi hanno, che a me mi iniziamo bene, che ti è piaciuta di più. La parola che tu eleggi. Posso, la parola che tu eleggi in questa serata, quella che ti è piaciuta di più, che è più tua? Mm. Beh, devo dire, fallimento mi è, mi, è, mi è interessato. Beh, è un po' scontata forse. Però interessantissimo l'idea del fallimento. Infatti, eh, è una tematica super. Vabbè, anzi, è una tematica super interessante che è da anni che, che amo come concetto il fatto di. Di mh, quel concetto alchemico di tirare fuori dal, dall'etame l'oro, diciamo, quindi dal, dal, uh, dal, dal, dai propri fallimenti, dai, dai propri momenti più bui di nigredo, diciamo, passare a una trasformazione interiore. Questo mi ha interessato tantissimo, e in più si ricollegava anche a un film, un progetto che avevo visto anni fa di Jodorowsky, che era Il fallimento di Dune. Che era praticamente un progetto che doveva, doveva. Jodorowsky che era questo regista, personaggio interessante, doveva. Eh, doveva essere. Doveva produrre un film che sarebbe poi che, che poi è stato Star Wars, Dove, dovrebbe essere stata una trilogia di 12 ore. Che mh, avrebbe dovuto cambiare le menti delle persone, poi questo progetto è fallito. Però ha dato via a, cioè, ha creato una connessione che sarebbero stati poi gli attori e i partecipanti del film. Che è stata molto più vitale, e, e, e veramente vitale. Che dava poi dei, dei riscontri. Perché poi alla fine nel team è saltato fuori Giger che poi ha creato Alien. Sì, eh, eh, te, <ride> <di te. ride> ah sì, ok. E niente, no, comunque l'idea del fallimento, di, 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 di creare da, dallo schifo il, da momenti di, di, di crisi, di, di tenere la propria forza è fondamentale. Questi sono i miei disegni. Oddio, si strappano anche. Il primo tac, periferia, via. Poi c'era la eh, paura, eh, l'ansia da prestazione, la performance, ho messo una riga rossa sul capitalizzare il talento perché è una cosa terribile, poi vabbè in realtà capitalizzare il talento se, se ti fermi solo alla paura di, 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 di non mostrarti in realtà poi è una generazione è altro che di, di fannulloni, però vabbè comunque un po' ci devi provare. Niente, basta fretta, questo è un concetto fondamentale perché penso che il sistema del lavoro di adesso basato sulla fretta, sul fare le cose in maniera terribile, impatti sia sull'ecosistema, sia sulla salute delle persone, sia su quella dei propri figli e delle generazioni a seguire. Niente, ho quasi finito. Questo, eh, sei contento o felice? Differenza fra essere contenti e felice, fra. L'idea di esperienza, conoscenza, cultura, riuscire a cogliere le relazioni. Eh, che sono la chiave della felicità. Un libro dio che vola. Se proprio devo personificare un dio, lo faccio con un piccolo libro. Dall'età Meloro. Eh, dal Settecento, odio verso il mettersi in vetrina. <ride> ecco un piede azzurro che parte, quindi il vero traguardo è partire e non arrivare, cioè sarebbe bello anche arrivare, diciamo. <ride> Niente, la temperanza, qua ho ripreso un po' una, una carta dei tarocchi, la temperanza, basta, ecco, eh, qui c'era sentirsi superfluo. Gra grazie, grazie ad Afro che ha allietato, hai, hai prodotto tantissimo, insomma ci abbiamo azzeccato con le parole, grazie mille, grazie a Maura Cancitano, grazie mille, grazie ad Andrea Colamedici, grazie ancora, grazie per tutto il lavoro che fate, grazie tantissimi, in bocca al lupo ad Alessandra Chilleni e a Stefano Dalvai. Ultimissima cosa. Generazioni prosegue, ci sono due appuntamenti, uno sarà il 9, quindi tra eh, due giorni saremo a Merano. E attenzione perché qua a proposito di storpiare le parole, qua, qua non so se ce la farò, insomma a Merano ci sarà Enrico Gagliano, il professore lo conoscerete sicuramente e un trio artistico. Ehm, i am Ram Dami, non dite niente a loro che ho storpiato il loro nome, ho rovinato una carriera qui così, ma parleranno di felicità a proposito. Quindi happy il diritto della, alla felicità incontra l'impegno civile a Merano, sabato 9. Non è finita qui, però, perché mercoledì 13 saremo a Trento, generazione post nebbia, cioè un viaggio nel Nord Est underground. Si parla di musica, lo si fa con Carlo Corbellini e con Pierfrancesco Pagoda. Quindi vi aspettiamo, rimanete con noi. Grazie mille di essere. Adesso io non vi vedo, ho tutte le luci puntate, ma è bellissimo pensare che ci siete. Grazie a tutti, grazie alle persone che hanno collaborato, che hanno lavorato, che ci hanno creduto, grazie a voi che siete rimasti con noi. Grazie.